Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, come si realizza la stampa su carta usobollo con i fogli di videoscrittura. Noi utilizziamo LibreOffice, in particolare LibreOffice Writer, ma i modelli di documento che scaricheremo da internet sono in realtà fatti per Microsoft Office Word, quindi questo video può servire un po' a tutti. Vediamo una cosa simpatica: se noi scriviamo in un motore di ricerca carta usobollo, e vedete che già ci suggerisce Word editabile gratis e facciamo invio, vediamo che uno dei primi risultati, se togliamo questa finestra qua, è il modello di documento che ci presenta Microsoft. Quindi dovrebbe essere, vedete, Templates Office. Quindi noi lo clicchiamo, dovrebbe essere, diciamo, in realtà quello ufficiale, quello migliore. Ma se noi andiamo a scaricarlo, evidentemente ci mette un attimo perché sono file molto leggeri. E dopo andiamo a cancelliamo questo qua perché ve lo voglio far vedere dopo. Un attimo, questo lo cancelliamo e noi andiamo ad aprirlo. Vedete che è in formato .x, quindi è un modello di documento per le versioni nuove. Se noi lo apriamo, e lo possiamo aprire anche con LibreOffice, come si vede, apri il writer. A prima vista, questo che dovrebbe essere quello ufficiale sembra fatto molto bene con tutte le caratteristiche. Vedete, è stato messo il carattere Courier New, che è monospaced, che significa che ogni lettera occupa lo stesso posto in pixel. Per esempio, la I occupa lo stesso posto della O, eccetera. Quindi è così che si deve fare, anche se in realtà la grandezza secondo noi dovrebbe essere 12. Ma noi vediamo che stranamente, praticamente con questo documento di Microsoft, non si può fare il fronte retro come in realtà si fa se uno ha il foglio di protocollo, quello con le pagine attaccate. Perché se uno va nella seconda pagina, vedete, lui continua a fare la seconda pagina con il margine sinistro più piccolo e quello destro più grande. In realtà le pagine dovrebbero essere affiancate, tant'è vero che se noi andiamo ad esempio in formato e scegliamo per esempio pagina e noi lo forziamo, e andiamo nel menu, adesso lo ritroviamo, andiamo nel menu, vedete layout di pagina rispecchiato. Se vediamo l'anteprima, vediamo cosa succede. Vedete che mette i margini specchiati con la rilegatura al centro, che è così come deve fare. In realtà questo modello non se ne rende conto perché, vedete, lo fa ma manca qui la riga. Quindi se noi andiamo in anteprima di stampa, vediamo che la stampa viene male. Quindi se noi dobbiamo stampare fronte retro con la carta usobollo, in realtà il modello ufficiale di Microsoft non solo non va bene perché prevede solo la stampa, diciamo, con una faccia da sola e non con il fronte retro, ma se noi lo forziamo mettendo per esempio nel menu formato pagina e poi abbiamo detto nel layout rispecchiato, praticamente si sbaglia e manca il margine sinistro. Quindi questo modello in realtà non va bene secondo noi. Quindi lo cancelliamo, cancelliamo queste cose qua e abbiamo notato, per esempio, noi cancelliamolo subito questo qui di Microsoft, che invece va bene quello di uno studio professionale che abbiamo trovato così a caso, che si chiama per esempio Tuscia Fisco, che li ringraziamo per questo motivo, l'abbiamo messo anche nei metadata. Vedete, foglio usobollo editabile. Se noi andiamo là e per esempio lo scarichiamo, semplicemente è gratuito, e vedete che ci sono anche tante altre cose molto interessanti. Quindi nel sito web Tuscia Fisco, non li conosciamo ovviamente, li ringraziamo, lo scarichiamo in un attimo. Vediamo che questo qua, in realtà, non essendo quello ufficiale, essendo in formato .doc, è quello corretto. Non solo che si apre, vedete, si apre subito automaticamente in maniera specchiata e vedete che i margini sono correttamente specchiati. Cioè, vedete, lui usa il Times New Roman, noi qui non siamo molto sicuri della scelta di Tuscia perché in realtà bisognerebbe utilizzare un carattere, una font monospaziata, e ad esempio in LibreOffice noi utilizziamo Liberation Mono. Ogni volta che vedete questa cosa qui significa monospaziata, significa che non importa quali caratteri scrivete, quali lettere scrivete, in ogni riga ci sarà sempre lo stesso numero di caratteri, come avveniva un po' una volta con le macchine da scrivere Olivetti, che è una cosa che bisogna fare se bisogna rispettare una forma legale del documento. Vedete che questo documento qui del sito Tuscia, in realtà di questo studio professionale, è corretto perché fa la pagina specchiata rispettando tutti i margini. Se
Soltanto l'unica modifica noi facciamo, ci mettiamo un monospaziato in LibreOffice e c'è il carattere 12. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, speriamo vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.